Ciao a tutti, buonasera, come state? Sono un po' emozionato, ve lo dico subito. Torno a fare una diretta qui su Facebook, è un piccolo progetto che si chiama Now Playing, dedicato ovviamente alla musica, agli appassionati di musica, al collezionismo. E queste chiacchierate ovviamente non le farò da solo, ma le farò insieme ad alcuni artisti, alcuni amici che hanno accettato così di far parte di questo progetto che ho realizzato insieme ai miei amici della Solid Steel. È una serie di appuntamenti, ovviamente se già mi state seguendo su Facebook avete già visto il calendario e questa sera voglio partire subito con un artista, un amico che conosco da tanti anni e che mi faceva piacere proprio invitare in apertura perché come ben sapete, perché insomma già il nome era stato pubblicato, cioè che è Saturnino, è un artista che non è solamente un musicista, ma è un personaggio molto eclettico che ha mille interessi e gli piace fare un sacco di cose, le fa tutte piuttosto bene, devo dire, e quindi lo invito subito, Saturnino, qui con noi questa sera nella mia diretta di Now Playing su Facebook. Eccolo! Marco! Grazie, eh? Grazie mille per aver accettato l'invito, Ma figurati, lo innanzitutto. sai che è un piacere. Allora, mi piace anche già l'ambientazione, molto soft, quindi hai anche creato l'atmosfera perfetta per questa serata assieme. Senti, io la prima cosa che vorrei chiederti, perché ovviamente quest'anno è stato un anno veramente difficile per tutti, ma soprattutto anche per gli artisti che hanno vissuto chiaramente molto male, no? Questo aspetto della difficoltà di potersi esibire, di poter comunque tornare a, non so, a suonare in studio, insomma, a fare tante cose che sono state fatte veramente un po' col contagocce. Quindi, un anno veramente da dimenticare che ancora purtroppo non è finito. Ecco, volevo capire da te come hai vissuto un po', questo 2020 come artista, come musicista, cosa sei riuscito a fare. Cosa non sei riuscito a fare, ecco, soprattutto in quest'anno. Beh, innanzitutto io ti ringrazio per l'invito e per avermi fatto questa domanda perché ho avuto modo in questo periodo di relazionarmi con un sacco di amici e colleghi, no? E devo dire che per quanto mi riguarda, col progetto di Lorenzo, che è quello che mi impegna più di tutti, c'è una programmazione, diciamo, molto, molto articolata, quindi noi arrivavamo da un anno straordinario, no? Che è stato quello del Jova Beach, dove sembrava era la festa dell'assembramento, quella lì, no? Era il massimo. Pazzesco. Quindi arrivare da quel periodo lì, e in teoria noi era il periodo in cui eravamo fermi, no? E quindi mi è profondamente dispiaciuto per tutte appunto quelle figure che avevano in programma di fare grossi eventi, no? Magari penso, mi viene in mente Max Pezzali o Salmo che dovevano esibirsi a San Siro, o per esempio i Pinguini Tattici Nucleari che arrivavano da un Sanremo strepitoso e avevano già tutti i palazzetti sold out, no? E quindi il mio pensiero è andato subito a loro perché quella è una programmazione che richiede tanto, tanto tempo, una progettualità, quindi il fatto di dover rimandare a data da destinarsi mi è molto dispiaciuto per loro e soprattutto per tutte le maestranze che fanno in modo che questo accada a tutti i livelli, dal piccolo service che fa le feste di piazza appunto ad Agorà, che è quello che supporta gli eventi come il concerto di San Siro piuttosto che un concerto al Palazzo Sardi. Infatti ho partecipato a Baoni in piazza, c'è stata quella manifestazione, però devo dire che in questo anno, in tutta la sua assurdità, a me ha regalato cose bellissime. Ci ho avuto la fortuna di suonare col sindaco dal balcone di Palazzo Marino il giorno del 25 aprile, capito? Quindi in un'atmosfera dove sembrava un film di John Woo, si sentivano solo i piccioni che volavano, no? Cioè, c'era un silenzio assurdo. Bah, sì. E quindi, insomma,
Così ho fatto un concerto con Riccardo Nori nel piccolo anfiteatro del Museo Pecci di Prato, con la gradinata riempita come se fosse una di quelle serate non andate particolarmente bene, no? Che però in realtà era il massimo della capienza. O suonare in teatro con Dardast, Mahmood e l'Odio, un quintetto d'archi, per una cosa che era programmata da un anno e abbiamo dovuto farla doppia per permettere di L'accesso al pubblico. entrare in, sì, ed è, però era tutto surreale, no? Quindi mi sono attrezzato. L'atmosfera che vedi in realtà è un'atmosfera che è nata durante le serate del primo lockdown in cucina, la stanza dove ho passato la maggior parte del tempo, e c'ho di fianco al piano cottura un piano elettrico che fa ridere, un pianoforte elettrico. Grande. C'è il Macintosh piccolo alle mie spalle che è Bluetooth, quindi ci mandavo la musica dal computer e era diventata il mio headquarter a tutti gli effetti, perché da qua facevo gli incontri, no? Le riunioni per tutte quelle che sono le mie altre attività e registravo con una scheda audio che è alle mie spalle i pezzi che poi magari sono diventati anche dei Vedi, dischi che sono su. ok. Senti, ma infatti devo dire che quest'anno abbiamo assistito poi ovviamente a un proliferare, no, di eventi fatti anche in casa da anche da artisti internazionali molto importanti, no, che si sono esibiti, che hanno regalato le loro performance ai fan, anche per così dare anche un po' di gioia e di conforto a tutti quelli che in qualche modo sono stati chiusi in casa, come tutti noi, insomma, per tantissimi mesi, e che quindi, insomma, sono riusciti almeno a vedere i propri artisti preferiti in queste performance casalinghe. Invece tu, ecco, tu mi hai detto che lavori anche in casa, riesci a suonare, quindi anche questo aspetto qua è cambiato un po', no? Per tanti artisti che comunque continuano a lavorare, magari riescono a fare le loro parti col loro strumento e col computer e poi le inviano. Magari in uno studio dove viene mixato il tutto? Beh, Funziona guarda, io da così? casa quest'anno, come ti raccontavo prima, fuori dalla diretta, sai, quando musicalmente uno fa gli acquisti d'impulso, un giorno ero da Lucky Music e ho comprato una scheda audio e un software da installare, no? Che è Live, perché sentivo sempre i vari produttori con cui collaboriamo. Perché io, per esempio, per quanto mi riguarda, sono un po' viziato, nel senso che ogni volta che devo registrare qualcosa, anche un'idea, vado in studio, no? Quindi Certo. c'è lì la figura, c'è Patrizio, c'è Pinaxa, c'è Fresco, sono, ti dico viziato perché poi in realtà avrei dovuto organizzarmi forse prima, no? Per fare questo. Ho installato, guidato video, come stiamo parlando noi adesso, sia da Fresco che da Pinaxa, mi hanno aiutato proprio a installare tutto a fare la prima registrazione. E ho registrato la bassline per Il cielo sempre più blu, la cover di Nino Gaetano che è uscita, e poi ho registrato per esempio la bassline del pezzo di Frankie Energy Nuvole che è uscito da pochi giorni. Sì, ho visto in televisione che lo presentava, sì. Quindi insomma ho registrato e fortunatamente la registrazione è venuta bene. Ok, vabbè, speriamo che si possa tornare in studio, insomma, diciamo così, Ma no? io non aspetto altro, tra l'altro io ti dirò che la cosa che mi manca davvero tanto è quell'aspetto che quest'anno ho sacrificato, che ho iniziato un po' da qualche anno a fare dei DJ set, sempre in occasione di eventi privati, no? Sia come selecta che come bassista su un DJ, una volta l'abbiamo fatto anche insieme, Sì, è no? vero, è Proprio vero. con Ernestico le percussioni, c'era un sassofonista, e quella cosa è che era un'attività che durante l'anno io svolgevo tantissimo, no? Che si è sgretolata in un attimo, perché Eh non sì, per tutti, c'è. no, certo. Hai E mi fatto. mancano proprio quelle serate lì, no? Poi Milano è una città che è una tra quelle che ha la programmazione più bella, no? Tu poi. Che ne so, dal DJ di fama internazionale al concerto all'auditorium dell'orchestra che suona le colonne sonore di Guerre Stellari, no? Quindi Certo. c'hai, è
molto trasversale, però è il suo bello, quindi vedere azzerate tutte quelle cose lì è una cosa che mi manca proprio da utente, non da performer. Certo, cioè l'idea, che ne so, che c'è il concerto di Tears for Fears, no? La reunion, cioè, è una cosa che iniziamo a pensarci 4 mesi prima, no? Però adesso non c'è nulla di programmato, quindi mi viene il magone. Perché poi, quando parlavi delle performance degli artisti da casa, lì ci si è resi conto davvero dell'effetto terapeutico che c'ha la musica, no? E a proposito di musica, non so se si sente, scusami, Non posso tenerlo tanto perché sennò pure che ci bannano. Sì, come ci bloccano la diretta, è vero. Esatto, vabbè, ci parliamo sopra. E a proposito di musica, io sono un po' affezionato a questo disco che si chiama Testa di Basso, no? Che è un album che abbiamo anche suonato in radio. Sì, tu hai fatto 4 album? Fatto 4 album, sì. 4 album, esatto. Ma insomma, non è il caso di farne uscire un altro nuovo, no? Uscirà a breve una cosa che... Pensa che ero andato in studio a dicembre. Tu sai che Pierpaolo Peroni ed io compiamo gli anni nello stesso periodo, perché siamo tutti e 2 Scorpione, no? Ah, ok. E Pierpa ha fatto la sua ultima festa di compleanno all'Apollo e ha ben pensato di fare una selezione musicale per il pre-party, diciamo, poi si è spostato nella main room, dove ha fatto un'altra selezione più bella proprio da ballare, sì. No? Tanto ballare. Sì. E lì c'era Davide Ferrario e siccome abbiamo passato la serata a ballare insieme, qualche giorno dopo ci siamo incontrati con Pierpa e io gli ho detto: "Ma mi sono divertito un casino", e lui mi fa: "Tu dovresti fare un disco così". Allora sono andato in studio da Davide Ferrario e dovevamo uscire in concomitanza col Salone del Mobile. Siccome è saltato tutto, abbiamo pensato di lavorarci un altro po' e di far uscire una cosa adesso totalmente indipendente, no? Che è forse il mio aspetto, quello più ritmico del mio strumento, del basso, proprio per farti ballare, no? Sì. Beh, poi questo disco qua, vabbè, a parte mi piaceva un sacco questa cover di Mo Better Blues, insomma, comunque era un album che forse già in quegli anni comunque era abbastanza tipico, no, per un artista italiano. Certo, perché ovviamente è una cosa che negli Stati Uniti e in Inghilterra c'era già da tanto, cioè, no? Senti, io siccome avrei mille cose, non vorrei far trascorrere tutto il tempo e poi dopo ci dobbiamo salutare senza aver avuto l'opportunità appunto di chiederti tante cose che... allora, innanzitutto io sono andato un po' a spulciare, anche visto che tu sei un uomo multimediale, da un sacco di anni sei sempre molto presente sui social, insomma, quindi anche in tempi non sospetti, ovviamente ci hai sempre deliziato un po' con le tue storie e via discorrendo. Ecco, ho scoperto in un video che ci sono 10 album che tu ritieni, insomma, i dischi più importanti un po', diciamo così, della tua formazione artistico-musicale. Io ne ho scelti 5 di questi dischi, no, adesso te li dico. Mi farebbe piacere, insomma, se tu ci raccontassi brevemente il motivo per cui ha scelto questi dischi qua. Il primo su tutti è Tutu di Miles Davis e, se mi permetti, posso immaginare anche il motivo, perché questo disco in parte è prodotto da Josh Duke e in parte è prodotto da Marcus Miller, quindi è uno dei più grandi artisti, è uno forse l'ultimo grande album, insomma, registrato da Miles Davis prima della sua scomparsa. Che mi dici? Ma questo innanzitutto è stato tra i primi compact disc che io ho acquistato con dei soldi miei, quindi avevo fatto un incidente e mi era arrivata una bella cifra per un'assicurazione, no? Un incidente stradale, e la prima cosa che ho fatto è comprare un impianto stereo e iniziare a comprare i primi dischi, e in quel periodo era uscito Tutu. E oltre a ricordarmi la presentazione di live di Tutu ad hoc, no? C'era la trasmissione di Renzo Arbore,
Però è un disco che mi ha colpito proprio per i suoni usati e per la presenza dominante del basso anche su ritmiche di sintesi, no? Cioè generate e programmate. Perché la figata di tutto è che tutte le batterie sono programmate, Quindi quella lì, quindi no? ecco il basso, ma tu già suonavi all'epoca però. Io già suonavo, sì, già Ah, suonavo. ecco. E devo dire che è uno dei dischi su cui ho forse studiato di più. Capito? Ok. Io peraltro, scusa, Come ricerca. ti volevo far vedere, questo qui è il primo disco da solista di Marcus Miller. Non so se si Certo. vede. Aspetta che accendo Sì, un'altra luce, si scusate. vede. Magari si vede di più adesso. Ecco. Oh, stupendo. Bellissimo. E praticamente questo disco, sempre uscito per la Warner Bros., era stato pubblicato poco prima dell'album Tutu di Miles Davis. Evidentemente Miles Davis deve aver avuto l'opportunità di ascoltare questo album, che poi dopo gli ha portato fortuna perché ha cominciato a produrre Luther Vandross, tutta una serie di artisti, Sì, è insomma, vero, e partiti, forse no? segna l'inizio di Marcus Miller come produttore, no? Come produttore, esatto. Poi si è un po' perso per strada, peccato, però è stato. Io l'ho visto a Milano, boh, 2 o 3 anni fa, è Di stato anche in recente al Blue radio. Note, giusto, No, era all'Alcatraz. no? Ah! Forse due ne ha fatti, uno all'Alcatraz, uno al Blue Note, in tempi diversi, ed è stato veramente un personaggio molto, È sempre molto figo da forte. vedere, è Esatto. divertente. E poi l'altro disco è Asia degli Steely Dan, e anche qui, Ok. cioè, a parte ci troviamo assolutamente perché hai scelto dei titoli che io amo alla follia, no? E, intanto ti chiedo il motivo di questa scelta di Asia. Ma sai che io ho scoperto gli Steely Dan perché erano gli artisti più suonati dai fonici quando c'era da provare l'impianto. E allora io ho chiesto, ma questo a parte dico che è fighissimo il sound, ma perché scegliete questo disco? E la risposta è stata per la ricchezza di frequenze e l'omogeneità del suono e della qualità della registrazione. Capito? Quindi ho scoperto che oltre ad essere degli autori straordinari, sono tra gli artisti che più mettono cura nella qualità della registrazione. Vabbè, qui entro io come pazzo collezionista, a parte che Asia è considerato uno dei dischi con le più belle, una tra le migliori registrazioni mai realizzate, no? Esatto. E poi, peraltro, sono uscite tante edizioni di questo album. Una in particolare la fece una piccola etichetta americana su vinile che si chiama Cisco Records, la Cisco Sì. Records, ne hanno fatti solo 500 copie. No. E, sì, registrata in una maniera straordinaria perché la casa discografica gli aveva dato proprio il nastro originale e quindi hanno Ah, utilizzato il beh. master vero e proprio e poi l'hanno trasferito. Adesso è un disco che costa anche 1.000 dollari, insomma, perché ovviamente, Wow. E ce ecco. l'hai lì? E ce l'ho, sì, ma la copertina è assolutamente identica, però è la stampa che ovviamente è realizzata Chiaro, ma da cos'è? Sarà 180 grammi, no? Il vinile, Sì, ma è tipo. proprio ovviamente, adesso non vorrei entrare troppo nelle questioni tecniche, però il fatto di questi album, no, che vengono poi riproposti in queste versioni speciali, penso che siano soprattutto dedicate a un pubblico di audiofili, perché sono quelli che magari hanno poi un impianto, tipo quello che vedi alle mie spalle, dove tu riesci ovviamente a percepire la qualità di un disco Chiaro, chiaro, speciale. chiaro. È chiaro che se senti lo stesso disco su Spotify, il disco è identico, non è che cambia niente, però No, no, ovviamente no, giusto, il no, suono, no, ho capito eccetera. cosa intendi. Ecco, però c'è un aneddoto che mi ha raccontato Larry Carlton, Sì. quando è stato ospite da noi in radio con Nick the Nightfly, che l'aveva intervistato, e allora prima dell'intervista ho cominciato a chiacchierare, io ho detto, dico, senti, ma tu hai partecipato, insomma, nelle sue forse migliaia di session, no? Come Lirritenhour e altre, insomma, Sì. veramente ha suonato con chiunque. Ho detto, ma mi dici qualcosa di queste session di Asia di cui tutti favoleggiano, no? Che sono state una cosa folle? E lui mi ha confermato che il produttore Gary Katz e lo stesso Donald Fagen gli hanno rifatto rifare lo stesso assolo tipo 30 o 40 volte. Sì.
Ok, per cui dice era una cosa folle, dice, però riascoltandolo questo disco ancora oggi mi rendo conto che un tempo in quegli anni, gli anni 70, si faceva della musica incredibile e dove in studio c'erano le vere grandi produzioni, c'erano una lista infinita di artisti, dai cantanti, vocalisti, coristi, percussionisti, Chiaro, chiaro. infatti nello stesso disco ci sono più bassisti, più chitarristi, insomma, Vero, è un vero, vero. po' la dimostrazione, ecco, di come quell'artigianalità che un po' si è persa, no? Nel campo della musica. Quindi grazie che hai voluto scegliere questo disco, secondo me, Vabbè, tra l'altro, epocale. tutti quei dischi che la lista di quei dischi che ti ho mandato sono dischi che io vado a riascoltare anche nei formati diversi, perché molte cose le ho ricomprate in vinile dopo averle acquistate in compact disc, no? Quindi sono Ok. passato, ho fatto il doppio passaggio perché, essendo per una questione generazionale, ho iniziato e per potere d'acquisto acquistando i compact disc, no? Certo. Oggi sono tornato, gli unici supporti che acquisto Che sono i vinili, peraltro, tutti di guarda, edizione saluto. da. Ecco, scusa se ti ho interrotto, no, Prego, vedo un figurati. messaggio di Mauro Neri, che è il direttore di Sì. Audio Review, che è una rivista, insomma, di alta fedeltà con cui ogni tanto scrivo, mi fa piacere che ci manda i suoi Ah, saluti, grande. visto che si parla Salutiamo. anche di qualità sonora, anche con una rivista storica, ovviamente. Senti, invece, un altro disco che mi ha un po' incuriosito, questo, ma anche qui il motivo credo di conoscerlo, ma ce lo spiegherai tu, è Slave to the Rhythm. Grace Jones. Ah, certo. Slave to the Rhythm perché mi è capitato di ascoltarlo in un locale di Milano che credo non esista più, però era una sorta di disco bar, okay? Dove c'era la musica alta e prevalentemente la gente andava lì per rimorchiare, per bere, no? È partito Slave to the Rhythm e a quel volume io ho iniziato a muovermi, ma quasi inconsapevolmente. Era un locale che c'era un bellissimo impianto per ascoltare la musica, credo fosse GBL, una roba di quelle proprio serie, no? Sono andato a comprare il compact disc e l'ho ascoltato all'infinito. E poi sono andato a documentarmi, no? E ho chiesto a persone che ne sapevano. E devo dire che quello più illuminante è stato Pino Pischedolo, che mi ha raccontato che le session di Slave to the Rhythm sono state registrate da musicisti di Go Go Music, no? Cioè da musicisti che suonavano per fare la musica per ballare sui pattini, no? Pazzesco. E poi, una volta registrate, le session sono state editate proprio tagliando i nastri da Trevor Horn, Da perché Trevor Horn, ancora certo. campionatore non c'era. Quindi tagliando i nastri, infatti c'è la versione extended di Slave to the Rhythm che io ne consiglio l'ascolto perché ci sono tutti i vari break sia di basso che di batteria e di percussioni perché quella base lì c'ha un tiro micidiale, davvero micidiale. E tra l'altro si è scoperto essere uno dei pezzi preferiti veramente da un sacco di bassisti, per esempio Faso. Ama suonare quel pezzo sia al basso che alla batteria addirittura. Ah sì, ma Perché c'è uno dei break più belli, c'è quello che fa e è strepitoso. bene. Peraltro, vabbè, Trevor Horn, vabbè, è stato un genio perché poi è uno che è riuscito a rivoluzionare in pochi anni la musica pop, poi avendo anche dei successi incredibili con artisti un po' di tutti i tipi. Insomma, l'abbiamo visto anche a Milano l'anno Esatto, scorso. e tra l'altro nasce bassista lui. Ah, ecco, vedi, non lo sapevo Sì, questo sì. aspetto qua, sì. E mi è piaciuta molto questa scelta, peraltro anche una copertina incredibile, quella di Grace Jones. E poi La lei ha copertina di fatto Jean Paul Good, no? Chi la fece anche. la Eh copertina? O sì, poi Mondino? vabbè. La foto di Mondino? Mondina. Eh. Sì, tu sei, qui entra un po' anche il tuo. Faccio una piccola parentesi che prima poi mi sono dimenticato, ho detto che tu sei, vabbè, musicista, performer, artista, DJ. Bla bla bla, e sei anche un designer, no? Perché hai una tua linea di occhiali, giusto? Io mi definisco un copyliner più che designer, nel senso che Vabbè, ci metti del tuo, no? Immagino. il copista, no, sì, ci metto del mio. In realtà, quello che mi piace fare è andare a mettere insieme il mood board, no? Come lo chiamano
cioè fa prendere dei riferimenti e capire come sviluppare una piccola collezione di occhiali che sono un accessorio che c'è da. Cioè, fai conto che prima di Yves Saint Laurent l'occhiale era considerato la stessa stregua dell'apparecchio per i denti, cioè E era una adesso invece è un protesi medica accessorio di l'occhiale da moda. vista. Vabbè. Se Quindi vuoi un poi dopo. modello, se vuoi un modello per poter migliorare un po' Ma guarda che quando si ha questa fortuna di essere bold proud, come disse Ace degli Scancananzi, chitarrista, tutti gli occhiali ti stanno da Dio perché risalta, l'accessorio risalta perfettamente, no? Grande. Io vedo un sacco di nomi di amici che ci stanno salutando, salutano entrambi, ci fanno i complimenti, io Ah, ringrazio tutti, non riesco grazie, grazie, grazie. a nominarli tutti. Allora, senti, io tu hai sempre tra i vari dischi che tu hai citato, poi Sì. lascio per ultimo quello più grande, il capolavoro assoluto, però Ok. collego un po' a Grace Jones perché è un artista, insomma, che nei club è stata sicuramente un personaggio mitico, no? Anche lei, proprio come artista, come figura, io me la ricordo Esatto. a Roma che si arrampicava su una sul teatro tenda, insomma, era rimasta Sì. famosa questa roba qui, insomma, era un artista un po' particolare. E, però, tornando indietro nel tempo, forse uno dei primi dischi con cui ho iniziato un po' a giocare con i giradischi, no? Quindi parliamo del 79, credo, nel 77, scusa, è questo. Ah, ok. È il primo album degli Chic dove c'era Dance, 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 che inizia proprio con quel giro di basso, no? E tu, 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 fu un disco epocale, secondo me, no? Tu hai scelto il Greatest Hits degli Chic, che giustamente, siccome i Chic hanno fatto una serie di album, uno più bello dell'altro, io, guarda, ne ho presi alcuni della mia collezione. Questo qui, secondo me, è quello di maggior successo, dove c'era Good Times, no? Esatto, sì. Che si chiamava Risk. E poi quest'altro pure che è un super mega capolavoro, che è uno degli album forse anche mitici della loro produzione, c'era cioè Want Your Love, Le Freak, eccetera, eccetera, insomma. Ecco, immagino anche qui il bassista è stato un grande innovatore, no? In questo senso, nell'ambito della musica dance. Ma è stato un grande innovatore, ma lo stesso Nile Rodgers, perché io sono per l'accuratezza, no, dell'informazione, Sì. cioè Nile Rodgers stesso ogni volta che si fa la commemorazione, no, della scomparsa di Bernard, come lo chiama, come si, cioè Bernard Edwards, Edward, lui ne parla come l'anima gemella perfetta della musica, cioè nel senso il suo partner in crime, no? Loro utilizzano sempre queste etichette, no? Quando c'è un affiatamento totale, perché gli Chic in realtà i pezzi nascevano o da un riff di chitarra o da un riff di basso, no? E poi c'era Tony Thompson che aggiungeva l'ossatura ritmica ed erano, cioè non c'è un pezzo degli Chic che tu riesci a collocare in uno spazio temporale, cioè c'è una così forte personalità che sono diventati quasi dei classici, no? Cioè dei classici che potrebbero tranquillamente stare alla musica moderna come, che ne so, Vivaldi, no? Di una volta, cioè è proprio un sound, è uno stile, è un sapore. Cioè il suono degli Chic, la chitarra di Nile Rodgers col suono pulito. Infatti, una volta ho visto un suo tutorial, che poi più che tutorial è lui che racconta se stesso. E quando gli dicono: ma che tipo di approccio hai sullo strumento? E lui dice: Nile Style lo chiamano. Sì. Esattamente come ha approcciato lo strumento in gioventù, cioè non è cambiato Ah, ok. nulla, capito? Quindi c'è sempre la stessa energia. Peraltro, stiamo parlando comunque di un gruppo che, vabbè, oltre alla musica dance, ha prodotto poi alla fine artisti anche molto importanti, oltre ad avere avuto dei successi pazzeschi, insomma, pensiamo a Diana Ross, David Bowie. Let's Dance, incredibilmente il disco più Madonna venduto della stessa. storia di Madonna, esatto, di David Bowie, il disco più venduto nella carriera di David Bowie,
Let's Dance, no? Che ovviamente molti non l'hanno gradito, se vuoi, no? Soprattutto quelli più oltranzisti, ma in realtà Bowie era un artista immenso, talmente aperto mentalmente che è riuscito a fare grande anche la collaborazione con Bernard Edwards, poi anche i Blondie. Adesso non voglio tirare fuori tutta la, la collezione. Il sound degli Chic ha influenzato tutti, gli stessi Queen, cioè lo stesso Freddie Mercury, sentendo per la prima volta, entrando in un club, perché è stato rappresentato anche nel film, disse: no, noi dobbiamo fare questo sound qui, capito? Quindi sono contento che l'hai scelto. E poi ho lasciato per ultimo Heavy Weather, The Weather Report, certo. Che è forse, adesso io uso un termine magari inappropriato, però probabilmente è quello che spiega meglio un po' cos'era la musica di quegli anni, no? In cui era un disco, Heavy Weather, che apriva un po' tutto il mondo della musica fusion, tra virgolette. Era il jazz che si apriva a un sacco di altre sonorità. Poi non è stato il primo disco in assoluto, perché lo stesso Miles Davis, già molti anni prima, era uno che innovava, no? Insieme a Herbie Hancock, eccetera. Però sicuramente Weather Report sono stati la formazione forse più importante ad aprire questo. E poi immagino che tu abbia scelto questo disco perché c'è stato, ha militato, insomma, nei Weather Report, il sommo bassista, giusto? Esatto, diciamo che questa è la fase di questo che può essere rappresentato come una... i Weather Report erano una monarchia illuminata, no? Nel senso che Joe Zawinul era il, come dire, l'hub che accoglieva intorno a sé tutte queste personalità e che forse riusciva anche in un certo qual modo a dirigere, no? Come un vero regista. E secondo me solo uno che ha studiato musica e arriva dalla tradizione austriaca, no? Trasferito negli Stati Uniti, riesce a dar vita a un progetto così. Perché Joe Zawinul non l'abbiamo citato, scusami, ecco. Molte produzioni di quel periodo, più che fusion, erano confusion, se le riascolti adesso, no? Invece questo aveva una qualità della scrittura proprio dei pezzi, no? Che, okay. Cioè ci sono delle... Solo Birdland, prova a immaginare Birdland. Birdland è un... non lo so, è come il Barbour, cioè come se ti sei inventato una cosa che è senza tempo, no? Cioè, e il basso di tornare al discorso dello stile. Che cosa ti evoca? Perché giustamente poi è un artista che purtroppo è scomparso troppo presto e quindi quel poco che ha lasciato comunque ha lasciato il segno veramente, no? Nel mondo della musica, del jazz e per tantissimi bassisti che poi si sono ispirati a lui. Si sono ispirati, infatti io li chiamo i pastorizzati, nel senso che cioè lui è Pastorius, è il latte, e poi ci sono tutti i derivati, nel senso che lui si è inventato evidentemente dovuta a un'urgenza sua, certo, veramente una roba, capito? Mm-hmm. Cioè quel tipo di sonorità poi accolta da Zawinul in alcune delle sue composizioni, perché secondo me lì è come aver scoperto un ingrediente, no? Cioè, okay. Pastorius è uno che quando arrivava era forse uno tsunami di musicalità, perché Pastorius era un essere umano musicale, cioè qualsiasi cosa toccava, qualsiasi strumento toccava, era lui. Cioè, se tu senti Pastorius al pianoforte, riconosci che è Pastorius, è pazzesco. Ah, okay. Perché l'approccio totalmente... riesce a trasferirci un qualche cosa che magari noi non riusciamo a captare, quindi è molto interessante. Io penso che ovviamente ho tanto passato del tempo sui pezzi di Pastorius, no? Basta pensare a Tin Town, che è una... Pazzesco. Tutti devono approcciare quel pezzo, però è lui che l'ha fatto, cioè che è una cosa che non dici tu, ma non è possibile. Mi piace perché hanno scritto peraltro A Remark You Made, che è uno dei, secondo me, dei capolavori di questo album, che ha un'atmosfera secondo me straordinaria, no? Quindi sono contento. E poi qualcuno che ha detto: certo, il passaggio tra gli Chic e i Weather Report, lo so, ma la musica è questa, il bello della musica è soprattutto di chi ama la musica, che può ascoltare
dai B-52s, che ne so. A, sì, ma guarda, questa è una cosa tipica, è una cosa tipica di, della chiusura, no? Certo. Mentale, nel senso che l'approccio alla musica deve essere sempre istintivo, cioè tu devi ascoltare quello che ti piace. A me, sono persone che mi hanno consigliato tutta la vita, no, devi ascoltare questo, devi ascoltare questo. Io non mi vergogno a dire che una volta a un concerto di John Zorn sono entrato, sono uscito e sono rientrato sul finale applaudendo perché vedo che tutti applaudivano, ma non ci ho capito una minchia, cioè nel senso... Ma veramente non aveva né capo né coda, capito? Certo, un postico. Insomma. Però c'aveva un pubblico di veramente di affezionati. Io volevo vedere quanti di quelli si mettono John Zorn il pomeriggio a casa e te lo senti tutto. Poi li voglio vedere, capito? Però quelle sono le cose che a un certo punto deve fa figo dire che è figo. No? Capito. Senti, a proposito di questa, passo invece da un'altra roba che mi è fatto venire in mente, perché pochi giorni fa ho intervistato un giornalista inglese che si chiama Robert Smith, che ha praticamente scritto tutta la biografia dei King Crimson e fa tutte le liner notes di tutti gli album, le ristampe è proprio l'uomo di fiducia di Robert Fripp. Insomma, un genio assoluto secondo me nel campo della musica. E io 2 anni fa sono andato a vedere il concerto dei King Crimson, non so se l'hai visto anche tu qua a Milano, al Teatro di Arcimboldi, e sono rimasto sconcertato dal fatto che aveva 3 batteristi. Sì. 3 batteristi. Poi c'era Tony Levin, peraltro, insomma, certo. Ma tu come vedi questa cosa? Cioè, nel senso, tu ti troveresti a suonare in una condizione di questo tipo, no? Cioè, nel senso, cioè, un suono di una perfezione, cioè di un tecnicismo talmente esasperato che secondo me era arte, perché secondo me arriva il punto in cui quel tipo di impostazione, secondo me è arte, non si può dire che no, è musica fredda. Lo è assolutamente, ma infatti ha una sua cifra stilistica, no? Okay. Cioè non è che ognuno andava come se pare, perché ci sono dei concerti che io veramente ho assistito, sembrava una presa in giro, guarda che stanno a fa finta, capito? Che poi il confine è molto stile, invece nei King Crimson c'è proprio la struttura, no? Cioè c'è l'atteggiamento, è sinfonico quello dei King Crimson nei confronti della musica, no? Che è la differenza che fa la formazione musicale di un batterista come John Bonham e altri batteristi. Cioè John Bonham arrivava dal conservatorio, infatti ogni ritmica di John Bonham è marziale, ogni colpo di John Bonham è una sentenza sulla batteria. Infatti il suono delle Zeppelin è granitico, no? La ritmica delle Zeppelin è granitica e vedevi che c'era una scelta proprio di... cioè serviva una... oltre al suono serviva una timbrica, un'attitudine, no? E quella è senza dubbio la preparazione musicale, è quello dove sei cresciuto. King Crimson sembrano, è come andare a vedere i monaci Shaolin, la stessa cosa. Cioè, li vedi, ma sai benissimo che non potrai mai arrivare a quel livello lì. Capito? E poi quando entri dentro il teatro ti dicono di spegnere il telefono, di non riprendere nulla. E che il concerto sarebbe durato 3 ore e mezza diviso in 2 parti. Lì per lì ci siamo un po' scioccati, no? Perché siamo entrati nel teatro alle 9 e siamo usciti a mezzanotte, eppure non ci siamo assolutamente annoiati e ho incontrato un sacco di addetti ai lavori, mi ha fatto molto piacere, gente un po' insomma della nostra età che erano lì e tutti sono rimasti sconvolti insomma da questa performance, quindi mi fa piacere che comunque anche tu hai questo approccio. E a proposito di bassisti, no? Visto che insomma tu ne sai qualche cosa, no? A me è piaciuto molto questo disco che poi peraltro è stato registrato nel 2003 al Fila Forum di Milano. Questo è l'album Growing Up Live di Peter Gabbia. Sì, sono contento che lui all'interno ha messo proprio la foto di Tony Levin, no? Sì. Quel concerto l'ho visto, quello show. Esatto, c'eravamo tutti, un grandissimo concerto. Mi sembra un po' che tu, il tuo rapporto anche con Lorenzo, è un po' simile a quello che ha Peter Gabriel con Tony Levin, no? Cioè, insomma, siete anche un po' 2 mattacchioni sul palco. No, ma sono contento di questa cosa perché una cosa che amo raccontare è che
In realtà, io sono un libero professionista a cui viene rinnovata la fiducia, quindi vuol dire che Lorenzo credo mi annoveri tra le sue certezze musicali, no? Quindi lui se produce un tour importante, io ho come il CT della nazionale, no? Che ti convoca, fa questa parte, i mondiali li giochi tu. Quindi c'è un tipo di rapporto che è eccezione fatta per i pezzi che abbiamo firmato insieme, che quelli sono lifetime, no? Nel Certo. senso, l'ombelico del mondo è la mia pensione, però il resto è un rapporto basato proprio su stima e rispetto sia umano che professionale, quindi. Peraltro lui è un artista che io apprezzo molto perché, devo dire, ha avuto un'evoluzione incredibile, no? Da spacchiamoci le orecchie fino poi ad abbracciare suoni di tutto il mondo, insomma, a collaborare con un sacco di artisti pazzeschi e a fare ovviamente dischi anche prodotti e realizzati veramente con tanta, tanto amore per la musica, no? Che è quello che un po' esce fuori Ma anche dai suoi tu sai che dischi, no? quando abbiamo registrato Lorenzo 2015 CC, eravamo a New York e Lorenzo scelse proprio come sua emozione di lavorare con dei batteristi e ci abbiamo avuto in studio Daru Jones e Omar Hakim. Cioè io mi Ma sono ecco. fatto quattro session con Omar Hakim durante per provare, siccome registravamo tutti insieme. Io facevo tutte le baseline dei pezzi dove lui aveva suonato e lui partiva, capito? Ah, sì, È stata una bellissimo. roba, gli ho fatto Let's Dance, ho fatto Material Girl, capito? Tutte quelle cose lì. E quindi sono soddisfazioni che Lorenzo si toglie, nel senso, oh, vogliamo lavorare con questo, chiamiamo questo. Quando chiamammo Gary Thomas perché sentimmo l'assolo del live di Miles Davis, no? Di sax. E Grande. venne lui e registrò Date al diavolo un bimbo per Cina facendo un assolo che ci ha steso a tutti. Senti, ovviamente, siccome abbiamo pochissimo tempo, ce ne rimane poco e mi fa piacere comunque Sì. parlare con te sempre di musica. E poi, se ti fa piacere, magari alla fine di questa rassegna, tra l'altro, io ho invitato Mario Biondi, Zampaglione, Mario Venuti, DJ Ringo, insomma, che saranno, diciamo, i miei compagni nelle prossime puntate, diciamo così, no? Certo. Ovviamente io ti avevo chiesto se potevi darmi il parere su alcuni dischi che secondo me, da un punto di vista così proprio legati al mondo del funk, del basso, che un po' è quello che è la tua specializzazione, diciamo così, no? Il primo di tutto è stato questo album dei Brother Johnson dove c'è Stomp dentro, no? Wow. Ecco, peraltro prodotto da Strepitoso. Quincy Jones. Io cioè, a un certo punto, quando inizia il solo di basso, io me lo ricordo in discoteca, no? Cioè, nel senso, ma Straordinario, ecco, lo straordinario. faccio vedere perché non so se la regia l'ha poi preso questo disco qua. Ecco, perché non si fanno più dischi così? Perché Ma Marco, i DJ lo ormai sai che fanno prima tutti i nostri campionati? è passato un commento sotto di una persona che ha detto: Marco, volevo salutarti e volevo ringraziarti perché da quando ho iniziato a seguire una tua trasmissione di qualche. Eccolo, lui Marco ha scritto. Ho iniziato ad ascoltare, mi sono appassionato a certa musica, quindi tu in realtà divulghi, è quella la cosa più importante, capito? Perché che non, magari si rifaranno, però tu intanto, come dire, professi il verbo Certo, beh, perché adesso musicale bello, capito? grazie mille. No, beh, perché all'epoca facevo una radio che si chiamava Radio Centrosuono a Roma, che era una piccola emittente che però è una radio che metteva solo black music durante il giorno, io la sera mettevo il jazz, la fusion, il soul californiano, tutta una serie di cose che oggi ovviamente non si, sono diciamo un po' da appassionati, no? E tra l'altro, e poi io ho visto in una intervista, anzi in un film che è uscito su Prime, in cui si parla dei club, Sì. tu hai citato, sei anche uno degli artisti intervistati, no? Sì. Scusa, no, il titolo dovrebbe essere Sono in lista, qualcosa del genere. Sono Sono in in lista, lista, sì. esatto. È una, diciamo, un resoconto molto crudo e interessante nel mondo dei club, soprattutto milanesi, no? Nella storia, Sì. eccetera, eccetera. E tu, a un Vero. certo punto, se non ricordo male, durante
la chiacchierata con il tuo interlocutore, hai citato Woody Music, no? Che è questo negozio di dischi Sì, di Roma, sì, 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 sì. e ci abbiamo passato. Ma tu, scusa, andavi a Roma? In quegli anni eri a Roma? No, ci No, in passavo. realtà c'era Lorenzo che era stato Sì, prodotto, cioè il primo Lorenzo lo discografico con cui mi conoscevo. sento contatto era Claudio Donato. Certo, con Lorenzo l'ho conosciuto. Infatti, ogni volta che ci vediamo in radio ci ricordiamo di questi In quei tempi lì, quando eravamo certo, sì. ragazzini entrambi, no? Ecco, io ho un ricordo pazzesco della tantissima musica che io ho comprato. Infatti, andate nei negozi di dischi, cioè anch'io ordino online, no? Però alcuni negozi di dischi hanno i santissimi commessi. Io li dico santissimi, sono degli appassionati di musica. Che all'epoca ti consigliavano, cioè arrivavano i dischi, a parte se eri un cliente te li tenevano da parte, no? Per cui tu avevi, guarda, c'ho Certo. solo una copia, te la do a te, oppure questa la do a suo a Coccoluto, quest'altra la do a Marco Trani, e quest'altra è tua, no? Per cui Certo. è stata una storia incredibile, ma ti facevano conoscere della musica che tu non conoscevi, perché oggi, vabbè, Ma c'hai perché Spotify, in un certo qual c'hai. modo te la dovevi meritare? Sicuramente, sicuramente, è vero, è vero. Beh, è come se dici, ok, adesso sei pronto per il prossimo livello. E allora arrivava il disco, capito? Allora, io non so se tu ti ricordi, tu entravi dentro, c'era il bancone, c'erano questi due giradischi della Lenco, no? E poi Bravo, c'erano queste casse sì. sopra che pompavano da morire. A un certo punto io entro dentro un negozio e sento sto giro di basso incredibile. Dico, ma che cavolo è sto disco? Ed era questo. Ah, beh. Questo è il disco mix, no? Quello Il di disco mix di Love Games. 45, il primo singolo dei Level 42. E Strepitoso. credo che ne avesse 50 copie e qualsiasi persona entrava in quel momento nel negozio comprò questo mix che ancora conservo col cellophane ancora e tra l'altro suona in maniera Meraviglioso. incredibile. Ecco, questo giro di basso veramente ha fatto storia secondo me. E so che tu tra i tuoi dischi hai citato anche il live, no? Dei Level 42. Beh, io, Marcus Miller, sì, Marcus Marking. Miller, Mark King, ho avuto la fortuna di incontrarlo, di passarci una giornata insieme, perché stava registrando in un progetto che si chiamava Cobra, fatto da Matt Goss, no? Dei Bros, prodotti Ah, da Joe certo. Tivanelli, e c'era Mark King. E io gli ho fatto la domanda diretta: ma tu come fai a suonare e cantare in quel modo? E lui mi ha risposto: perché ho iniziato così. Lui Dai. ha iniziato a suonare e Ma cantare contemporaneamente. pensate. E ha sviluppato questa indipendenza totale, perché lui col basso fa una cosa e con la voce ne fa un'altra, che è una cosa difficilissima. Tu ovviamente non canti, no? Non hai mai. Ogni tanto mi capita di fare i cori e mi diverto ad allenarmi proprio a fare quello, a suonare e cantare, cosa che per esempio Red Kancian è bravissimo a fare. Ah sì? Vedi. E È pazzesco, pazzesco. Sting, per esempio? Vabbè, Sting e poi Sting, McCartney, questi sono i maestri di Ok. no, di quella scuola di suonare e cantare e accompagnarsi mentre si canta una canzone che da dire è semplice, ma da fare è Ok. È un'altra difficilissimo. roba. Vedi, Sì, questo sì, sì. molti non lo sanno. Io avrei tantissime altre cose da chiederti, però mi hai fatto venire in mente, perché poi in mezzo a tutti i miei amici pazzi, perché noi all'epoca, quando eravamo ragazzi, ma anche insomma fino agli anni 80-90, compravamo i dischi e andavi lì e ti leggevi tutte le note, no? E sapevamo tutti i musicisti che suonavano dentro il disco, lì ci ha suonato questo, cioè quindi avevamo un rapporto con la musica che oggi i ragazzi non hanno, perché magari conoscono un artista ma non sanno niente, no? Di quello che c'è dietro e non è così. E uno dei tanti, per esempio, artisti che ho sempre amato tantissimo, che è Gino Vannelli. Gino Sì. Vannelli, in un album mitico che si chiama Brother to Brother, mi Sì, spiace che brother, non ho brother. chiesto ai miei amici della Solid Steel che ci stanno aiutando, insomma, anche a far Beh. vedere tecnicamente tutte le copertine, eccetera. In uno dei brani dell'album c'è Jimmy Haslip che suona, Sì, è un sì. altro artista, secondo me, bassista pazzesco, no? È incredibile, ma è Eh? incredibile. Io quando l'ho visto suonare la prima volta, cioè l'idea che lui suona da mancino, però con le corde girate, cioè è una cosa, va contro le leggi della fisica, Jimmy Haslip quando suona. E lui lo Ok. fa in maniera assolutamente naturale, capito? Che è una cosa Ok. incredibile.
Sai che prima di chiudere la nostra chiacchierata, poi un paio di domande da farti, sempre per parlare di più assisti, ho preferito concentrarmi su questo, ma chiaramente stiamo parlando comunque di artisti talmente importanti, grandi, che ovviamente non sono solo da specialisti, ma sono comunque soprattutto questi turnisti che hanno suonato con chiunque, da Michael Jackson a Stevie Wonder e via Vero. discorrendo. Insomma, quindi ecco, io un artista che ho scoperto quando ero forse ventenne, perché all'epoca ascoltavo moltissimo la Rai anche, no? Di Sì. notte, no? E poi Sì. per fortuna da ascoltatore sono diventato anche collaboratore, ho lavorato quasi 10 anni alla Rai e quindi tutti i programmi della notte sono stati per me un grande punto di riferimento. Ecco, io ho un ricordo che addirittura a Supersonica, ma qui parliamo proprio degli anni 70, primi anni Sì. 80, io sono un po' più grande di te, scoprì questo disco di Stanley Clark, il primo album di Stanley Wow. Clark. Ok? Incredibile. E c'era una suite all'interno, vabbè, lui ovviamente aveva già iniziato a collaborare con Chic Corea, quindi con tutto quel Sì, lui già mondo lì. c'era l'attivo. Lui ha cominciato prestissimo, eh? Ha sfornato Era dischi molto da giovane. sì. Però questo brano Vulcan Princess, secondo me, mi fa riflettere sul fatto che la radio in quegli anni ti proponeva anche della musica completamente diversa dai canoni del pop, del rock, eccetera, no? E quindi c'era Beh, il basta che pensi coraggio di. solo alle sigle. Prova a immaginare solo le sigle di programmi televisivi legati allo sport o all'attualità, no? Prova a immaginarti. Cioè, c'era un sound Fantastico. micidiale. Quella era Lucio Dalla, no? No, quello erano gli Azimut. Ah no, scusami, tu parli della. Sì, No, ma ok. ti ricordi quando fu scelta Kid Carnival, sì, Logic di scusami. Victor Bailey? Sì, Cioè, no, perché Lucio Dalla aveva quindi. fatto quella dei film, no? Che apriva tutti i Sì, lunedì sera, quello tra l'altro. dei trailer dei film. Esatto. Beh, la sigla di Supersonica era In Agada da Vida. Bravo. È pazzesco, no? Vabbè, insomma. Senti, invece, per chiudere, io ti avevo chiesto se mi dici qualche cosa di questi artisti qua, che a me piacciono un sacco. Allora, innanzitutto Kenny Burke. Sì, Hai e beh, c'è sentito? la. C'è. Rising to the Top. Bravissimo, quel pezzo lì c'ha un. Sono quelle cose che, a parte che sono andati tutti a saccheggiare per campionare qualsiasi cosa, però. Lo sai che dovremmo lavorarci insieme, fare una playlist bassistica. La facciamo se vuoi, mi farebbe molto piacere. Poi, vabbè, questo qui è un disco prodotto appunto da Luther Vandross, dove dentro in tutti i Sì. brani c'è Marcus Miller, quindi pazzesco. Sheryl Lynn è una cantante che io adoro. Ecco, poi questo qui invece che è abbastanza raro come album, non lo conosce nessuno, forse lo conosciamo in No, pochi. infatti io devo dirti che l'ho scoperto grazie a te questo disco qua. No, Ah, vedi, mi fa piacere. l'ho scoperto grazie a te e tra l'altro tu mi hai scritto che il basso lo suona il figlio di Otis. Pazzesco. Redding. Sono i Redding, sono i figli di Otis Redding. Capito? Non lo sapeva neanche, infatti non ha avuto grande successo, però io mi ricordo questo disco No, no, però comprato. devo dire che ascoltandolo bagaglio genetico Esistente. incredibile. Penso che non possiamo farli ascoltare perché purtroppo però il fatto che questa queste diretta comunque rimane su e tu hai regole. dato questi consigli qua. Perché Certo. Magari la facciamo una playlist assieme, la pubblichiamo su Spotify, poi facciamo un canale no? insieme qualche Perché cosa no? e ci Perché no? divertiamo, insomma. Ed è un peccato perché comunque c'è tanta musica ma non possiamo farla sentire perché sennò ci bloccano la. Però hai fatto vedere le copertine, che è già tantissimo quello, eh. Esatto. Poi vabbè, insomma, chiudo facendo vedere questo. Qui ti chiederò Sign of the Times di Prince. Secondo me questo è il disco più bello degli anni 80, no? Questa è una versione che è stata appena pubblicata, che è un doppio picture disc. Quest'anno la Warner ha ripubblicato stanno ripubblicando tutti gli album di Prince rimasterizzati. Ecco, qual è il tuo rapporto con queste riedizioni? Insomma, tu li compri i vinili? Non so, come ti rapporti appunto con le nuove edizioni? Ma io, guarda, compro sempre quelle di grammatura molto spessa e vado in questi due negozi. Uno è
Serendipity, Ciao, Serendipiti, un li corso di conosco, sono porta di amici. cinese che salutiamo, e un altro l'ho scoperto all'isola, non mi ricordo come si chiama, però è tipo Vinyl Paradise, qualcosa del genere. Sì. E l'ha aperto un ragazzo giovanissimo e c'ha tutte edizioni molto molto fighe. Ecco, bene, quindi anche tu sei uno di quelli che va nel negozio, quindi Sì, io anche lì in siamo braccio c'è negozianti di dischi, questo. io quando posso cerco sempre insomma anche di ordinare qualcosa, anche in negozi sparsi in giro per il mondo, su Discogs, ma anche direttamente nei negozi. Adesso ne ho scoperto un altro a Salerno addirittura, si chiama Discline, sono dei ragazzi molto bravi, io vedo i loro video, ho scoperto un paio di artisti che non conoscevo, quindi vedi, io stesso che lavoro nella musica magari a volte... non posso Ah, conoscere ma più no, cioè, quella è la prova che la musica è veramente è un infinito, capito? Ok. Benissimo. Allora, senti, io ti ringrazio, ti saluto, ti Io faccio ringrazio te, vedere. Marco, ringrazio gli amici di No, ti Eva. volevo omaggiare con questo. Allora, guarda che qui c'erano i dischi che portavamo nelle radio private all'epoca, glielo Certo. lasciavo e poi me lo ritornavano con le etichette su catalogati. E qui c'è un altro grande bassista che insomma è un disco addirittura, si è addirittura incollata la copertina, fai un po' te, da quanto tempo che non lo Grazie. vedo. E vabbè, insomma, comunque bellissimo album. Senti, allora io ti ringrazio per il tuo tempo, Ma veramente. figurati Marco, è sempre un piacere, lo sai. Ecco, ti chiedo solamente se hai voglia di piacere, magari ci risentiamo poi a gennaio, facciamo un secondo step. E magari sei tu a stupirmi con qualche disco, chissà che con Ci Annesco. provo perché è difficile, con te è No, difficile. avrei voluto fare, guarda, purtroppo Facebook non ce lo permette, volevo copiare quella cosa che facevano in America nelle radio, no? Il blindfold test, no? In cui ti Ah, faccio sentire una certo. cosa e all'epoca lo facevano ai musicisti, jazz, soprattutto anche artisti famosissimi, dicevano delle cose davvero bizzarre, a volte incredibili, però è una cosa che spero magari un giorno in radio di poter fare, magari di notte da qualche parte, insomma. Dai, volentieri, volentieri. Ok. Allora, grazie ancora. Noi ti aspettiamo con il nuovo disco allora nel 2021. Ci auguriamo di vederti anche sui palchi, negli eventi, da qualche parte, insomma, che si possa tornare a una normalità per tutti. Me lo auguro anch'io, grazie per avermi dato l'onore di aprire questa serie di incontri. Grazie a Ciao te. Marco, ti voglio bene. Ciao, ciao, ciao. Anch'io, grazie. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Io vi ringrazio, non ho fatto in tempo perché scorrevano tantissime saluti, informazioni da tanti amici e amiche che ci hanno seguito. Quindi davvero ringrazio tutti, spero di non avervi annoiato. I prossimi appuntamenti li vedete qui sul mio Facebook. Ci saranno degli altri artisti con cui parleremo di altri generi musicali, di altra musica, grande musica. E lo facciamo insomma perché questa è la nostra passione, la nostra vita, come anche per Saturnino, insomma, viviamo di musica e secondo me la musica si ciba di musica ed è giusto che insomma tutti noi continuiamo a parlare anche di alimentare comprando i dischi, comprando la musica, comprandola in qualsiasi modo, in digitale, non scaricatela, compratela perché gli artisti vivono di questo e quindi è giusto farlo, insomma. Poi magari la prossima volta vi farò vedere anche la mia collezione. Insomma, oggi c'è stato semplicemente qui il mio stereo. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Ringrazio i miei amici della Solid Steel, Gaetano Conti e Antonio Basile, che tecnicamente ci hanno aiutato a realizzare questa, che non è facile, sappiatelo. Tecnicamente, insomma, c'è stato un grande lavoro dietro. E quindi ringrazio, ecco, i miei amici della Solid Steel per questo validissimo aiuto e tutti voi. Alla prossima settimana. Ciao!